E bollino rosso. Il caldo torrido mette a rischio sia i più fragili, tra questi gli anziani, sia il sistema sanitario nazionale. Nelle ultime ore di grande caldo, gli accessi in pronto soccorso sono aumentati del 15-20%. Purtroppo l'emergenza caldo, che affligge comunque tutti quanti, può far evidenziare quella che è una criticità che affrontiamo ogni qualvolta c'è un'emergenza sanitaria. Se la situazione dovesse peggiorare, aumenta il rischio di maggiori accessi presso i pronto soccorso, mettendo in ulteriore difficoltà la rete ospedaliera. Croce Rossa Italiana, buonasera, sono Dora, come posso aiutarla? Intanto Croce Rossa Italiana ha attivato un servizio di pubblica utilità al numero telefonico 1520. Salve! Ciao Paola, come stai? È un servizio attivo, ovviamente anche il numero in H24, quindi gli utenti possono chiamare 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, 24 ore al giorno. Gli utenti possono ricevere una parola di conforto, anche questo rappresenta una cosa molto importante per una persona che magari riceve come unica parola al telefono la nostra anche nell'arco di una settimana o di 10 giorni. Ci chiedono come poter appunto fronteggiare il caldo, evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto, quindi rimanere sempre molto idratati. Il consiglio è di non uscire, ma se il gran caldo continuerà per una o due settimane, di certo gli anziani non possono rimanere barricati dentro casa. E al Bel Respiro, uno dei tanti centri sociali della capitale, un po' di fresco lo si trova senz'altro. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Come affrontate il caldo? Bene, in maniera giusta, perché veniamo a giocare qua al pomeriggio. Veniamo qua a passare qualche ora a cercare di rilassarci un pochettino e nello stesso tempo, non so, uscire di casa per cercare di evadere un pochettino. Nonostante il pensiero per la salute e qualche critica al sistema sanitario. Fa schifo, ospedale. I medici non ce ne sono. Una visita da febbraio me l'hanno portata al 25 luglio. Sa che significa? Una persona anziana, 90 anni, per smegare. Tu mi mandi tra 7 mesi, ossia novembre, dicembre. E se io finissi, non so, il Padre Eterno mi chiama,